amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarna. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito che parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene. E al mio servo: fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse loro: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È una pagina interessante quella di San Luca che abbiamo ascoltato in questo momento. È un incontro fra Gesù e l'autorità pagana rappresentata da questo centurione romano che ha il comando della truppa che staziona nel territorio di Cafarnao. Troviamo innanzitutto un uomo gentile, saggio, educato. Perché possiamo dire questo? Perché ha un servo, e quando questo servo si ammala, lui si muove per fare qualcosa. Come può aiutarlo? Non è un medico. E non è il padre di questo servo, è soltanto il padrone. Comunque, sentendo parlare dei miracoli che Gesù compie, pensa: ecco, potrò aiutarlo così. Quindi è una premura da aggiungere alla sua saggezza e onestà di soldato e di cittadino romano. Allora che fa? Riunisce gli anziani della città e li manda da Gesù a chiedere che guarisca il servo. E quelli vanno. Quando Gesù si è incamminato per andare a guarire questo servo, perché gli hanno detto quelli che sono stati mandati che il centurione è molto favorevole, addirittura ama
il popolo ebraico di quella città e lui senz'altro si muove per andare e guarirlo. Ma arrivano dei messi da parte del centurione che gli dicono: non sono degno che tu venga fin qui, perciò non sono venuto io da te, non mi sono ritenuto degno di venirti personalmente a chiamare perché tu venissi a casa mia. Ma tu, con la tua potenza, ordina che questo servo guarisca e lui guarirà. Anch'io, che ho della gente al mio comando, dico a questo soldato: vai, lui va, quell'altro vieni, quello viene, e quindi eseguono un ordine. Tu hai un'autorità divina, altrimenti non potresti fare i miracoli che fai, no? E allora comanda che il mio servo guarisca. In altre pagine ci ritroviamo caso di centurione, di autorità romana che dicono: vieni a casa mia. Questo addirittura non si ritiene degno che Gesù vada a casa sua. Allora, dobbiamo ritrovare in questo comportamento, prima, da uomo onesto che ha attenzione, ma io direi a carità, una carità a modo suo, non è una carità di grazia. Carisse, grazia, qui non è ancora quella grazia soprannaturale che lo fa agire a favore del servo, però è carità, è un uomo caritatevole, c'è poco da fare. E allora ecco che ha mandato la gente a chiedere il miracolo. Ha umiltà, non si ritiene degno di andare lui personalmente, ha fede, perché gli dice, manda a dire Gesù: basta che tu lo voglia, tu comandi, e la febbre, il male se ne va, il servo guarisce. Allora ha ragione Luca, che riporta le parole di Gesù, il quale dice: non ho trovato tanta fede neppure in Israele. Questo pagano ha più fede della gente che è stata prediletta dal Padre, chiamata, eletta a testimoniare la fede nella potenza di Dio, nell'amore e nella misericordia di Dio. È una lezione che viene dal mondo pagano. Perché è importante ogni aspetto di questo discorso? La prima sulla carità, poi sull'umiltà, poi su questa fede, è perché noi che siamo arrivati dal paganesimo, dall'idolatria alla fede e quindi alla grazia di Dio, dobbiamo acquistare queste virtù fin da quando la nostra ragione ci viene incontro, ci soccorre. La fede poggia sì sulla grazia di Dio, è un dono di Dio, ma poggia anche sulla capacità razionale dell'uomo. Beh, mica soltanto voi che state qui dentro oggi avete fede in Cristo, ma chissà quanta altra gente ha fede, però non ha fatto il ragionamento che avete fatto voi. Io voglio incominciare la giornata nel nome di Dio, voglio prendere Gesù Cristo, metterlo dentro di me, assimilare Lui a me, assimilare me a Lui, perché voglio una vita di fede, di carità e di operosità sociale. A me è colpito molto, ma sempre quando rileggo questo brano di San Paolo che invita il suo discepolo vescovo a pregare e dice: raccomando prima di tutto, non dice raccomando prima di tutto lavarvi la faccia, mettervi i pantaloni, le scarpe e poi vedete, fate un buon viaggio. No, prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per chi? Sì, per tutti gli uomini, ma specialmente per i re e quelli che stanno al potere. Ho davanti in questo momento l'immagine di Papa Francesco, quando ha visto che l'intenzione
come si chiama quello, il presidente dell'America, no? Che assolutamente quasi risolve soltanto con le bombe quella guerra, e lui terrorizzato dice che ricominciamo un altro conflitto mondiale le cui conseguenze non si sa dove arriveranno, perché lui crede di risolvere con 3 giorni, facciamo no? La famosa guerra, e poi invece il tempo dura, i morti aumentano, e vorrebbe andare lì per evitare i morti, ma con le bombe che cosa fai? Risusciti i morti o uccidi i vivi? Allora la guerra l'ha detto e l'ha ripetuto, ha ripetuto le parole di Paolo VI, porta sempre strage, conseguenze, odi, e allora noi che predichiamo il Vangelo della pace dobbiamo muoverci, e Papa Francesco si è mosso per questa pace con domande, ha raccolto le forze, pregate con me, e facciamo anche digiuno, vedete lo stile proprio del Vangelo, le suppliche, la supplica, sapete cosa vuol dire? Che non ti dico soltanto, Signore, tu sei il Padre mio che sta nei cieli, io ti amo, ma gli cominciamo a stare lì, a ripetere e a insistere con fede, con amore, ti prego Signore, Padre mio, ascoltami, abbi pietà di questo popolo, abbi pietà di tutti noi, evita questa guerra, tu hai l'autorità per farlo, convinci, entra nella mente di questi uomini armati solo di forze di guerra, perché incontrino, capiscano, usino e se necessario impongano pacificamente la pace. Allora, suppliche, preghiere, pregare vuol dire mettersi davanti, e spostarsi da dove stai, vai e chiedi. Quindi c'è da fare anche una raccolta delle nostre forze, dei nostri impegni, delle nostre esperienze umane, messe queste cose a disposizione della fine che vogliamo raggiungere, del fine che vogliamo raggiungere. E che fine? La pace. Per la pace, allora, voi domandate, supplicate, pregate e poi ringraziate anche. Certo, noi ringraziamo il Signore che almeno per questo momento, quella guerra che stava per scoppiare, no? Si diceva, la televisione vi ripeteva, entro domani, dentro 3 giorni, la decisione è presa. Poi invece piano piano si è disciolta questa minaccia e è scivolata tutta la questione sul piano diplomatico. Ma quanto è necessario che noi ci organizziamo, ci muoviamo proprio come Chiesa di Dio, perché il Signore Gesù intervenga a guarire chi è malato, no? Gesù doveva guarire un servo malato, ma soprattutto perché sappiamo coltivare la fede nel Signore e il nostro amore a Gesù e alla Madonna. Ecco, ce l'abbiamo esposta, la Madonna addolorata, la Madonna che ha condiviso con Gesù l'amore e il dolore. Possiamo dire la fede, da parte di Maria sì, tanta fede. Gesù è Dio, non deve avere fede in un Dio, lui deve avere obbedienza, deve essere il servo obbediente del Padre. E la Madonna ha pronunciato il sì quando l'Arcangelo le ha annunciato il progetto di Dio e non ha fatto altro che ripetere per tutta la vita quel sì. E quel sì è il segno della fede più alta, più pura, più generosa. Così ogni cristiano deve percorrere le vie del tempo, dovunque Dio lo metta, ma deve arrivare alla meta che Gesù ha fissato per tutti noi, e perché fuori di Cristo non c'è né speranza né salvezza. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.